Lavoro tutti i giorni con i bambini dislessici, girando con Facebook ho trovato il sito di Viva la Dislessia. Ho cominciato ad ascoltare i commenti e le risposte di Alessandro su alcuni quesiti dei genitori, mi sono incantata, mi sono innamorata di Viva la Dislessia, ho acquistato i kit dei libri e ho cominciato a leggerli. E sono contenta di essere qui oggi, di aver trascorso questi due giorni. Sono rimasta incantata di vedere così tanti genitori partecipi e interessati a vedere migliorare i loro propri figli. Perché secondo me soltanto attraverso un lavoro di raccordo, di comunione di intenti tra scuola e famiglia, il bambino vive sereno. E come diceva Alessandro, non è, o Valentina, non è un disturbo, non è la dislessia. Dislessico lo fa sentire la scuola o la famiglia, certamente non il bambino. Se il bambino nella scuola trova un ambiente sereno, non si sentirà mai dislessico. Sto combattendo con un genitore in questo momento per fargli comprendere che ha un bambino con difficoltà. Io vorrei che lui aprisse il sito di Facebook, aprisse la pagina Viva la Dislessia e ascoltasse ciò che Valentina, Alessandro e Paola dicono. Comprendere che non è un marchio che un bambino porterà per tutta la vita, ma è un valore aggiunto che lui ha e che gli servirà in futuro anche per diventare più grande e più forte. Alessandro è fantastico, carismatico, coinvolgente ed emozionante. Valentina è dolce, sensibile, riesce a capire, secondo me, qualsiasi persona che ha intorno ed è anche lei coinvolgente. Paola è un vulcano, è una ragazza che ha vissuto alle sue spalle le sue difficoltà, ma le ha sapute cambiare in senso positivo. Ed è un valore aggiunto, secondo me, come diceva Alessandro, per Viva la Dislessia, ed è una ragazza che dà tanto.